just like the street lights lit this time, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you.
Ehi, ciao, buon pomeriggio. Come va? Come va? Come si vede? Vediamo. Si vede abbastanza luminoso. Ho visto che la mia lampada. Vediamo, faccio un test. Effettivamente così è buio. Così è buono. Così è buono. Questa lampadina LED devo dire che non è male. Una lampadina LEDina. Almeno mi illumina la faccia. Allora, guarda ancora il sole che c'è. Guarda lì. Forse dovrei abbassarlo un po', vabbè che non dà fastidio nella web. No, è questa. Non dà fastidio nella webcam piccolina. Quindi. Oh, voglio i misti Voglio misti. piccanti! 27! Oddio, Snake, mamma mia. Non so davvero come ringraziarti. Un forte abbraccione la prossima volta che ci vediamo, Snake. Che purtroppo non sarà la Games Week. Merda. Beh, pazienza, ma tu hai deciso quanti giorni andarci a proposito di Games Week, Snake? Misti piccanti, però non andiamo a casa. Merda. Se no te ne lanciamo uno, facciamo wow! Va bene, allora io mi sa che faccio partire il gioco intanto. Tutti e 3 giorni, bene, bene. Vabbè che tu stai vicino, quindi ti viene facile, diciamo. Cioè, la sera torni a casa, è comodo per te, me lo ricordo. Mi ricordo. E devo configurare la schermata di gioco però. Schermatina di gioco, adesso la configuriamo. Hai postato il PC? In che senso? Spostato, dici? No, no. No, stava sempre nella scrivania. Perché c'ho il desktop adesso. Prima facevo stream con questo portatilino. Ma si vede? No. Dai. Prima facevo stream con questo portatile, che comunque è un portatile da gaming. No, non mi si vede la faccia, sta sulla chat. Ah, la chat! Ah, mi scrivete in faccia! Sì, dicevo, prima facevo stream con quello, con questo portatilino qui. E ovviamente stavo seduto lì sul tavolo, mettevo il doppio monitor qua, nell'angolo. E niente. Adesso ho il desktop messo vicino al muro con la scrivania. Allora, dai, bando alle ciance, cambiamo. Mi sembrava diverso, ciao Nio. Mi sembrava diverso per la luce del sole. Sì, infatti per quello, sono leggermente spostato lì. Diciamo che sul tavolo stavo un po' meglio, perché ero al centro della stanza, a livello di illuminazione era migliore. Però vabbè, un desktop non lo posso mettere in mezzo alla casa. Dicevo, cambio la scena, vediamo che. Mi sa che devo configurare il gioco. Esatto. Esatto, perché c'era ancora quello precedente. Allora, dove stai? Eccolo qua. Dovrebbe essere lui, speriamo che lo piglia. Lo puoi appendere sul soffitto e farlo venire giù il desktop. Davvero? Non è una brutta idea. Come la frutta in Ritorno al futuro, parte seconda. Frutta! Io faccio desktop! Quindi, Snake, hai cominciato Gears 5. Lo sai che io dovrei avercelo col Game Pass, ma non l'ho neanche installato. Peccato che mi lagga a volte nelle cutscene. Nelle cutscene, sì. È strano, ma può essere che il PC. Probabile. Ma la musica c'è sto gioco. Scusa, eh. Ci sta, oh. Infatti, dicevo, ma. Suggerimenti li ho disabilitati completamente. Sottotitoli sì, test pop-up sì, indietro. Non c'è musica, ora facciamo una nuova partita. Ciao Sipa, quindi oggi Sam e Max, la zona penale. Sarebbe la terza serie di Sam e Max sviluppata dalla Telltales e questo è il primo episodio. Scherzaci, ma puoi farlo? Sì, io sono Neo, sì. Oddio, devi sistemare un po' di robe. Cioè, io ho visto Blink che si è fatto la scrivania PC. Non so se l'avete visto, Blink. Cos'è 46? Blink 46. Non hai visti cosa? Cosa cippa? Cos'è che non hai visto sto gioco? A me i primi due li ho giocati tutti in stream le prime 2 stagioni e mi sono piaciuti tantissimo. Vieni, mi è crashato 2 volte. Sì, avevo capito, cippa. No, ma sono veramente carucci, fatti proprio bene. Vuoi iniziare una nuova partita? Sì, lo voglio. Io comincio qua. Sono fatti bene.
fatti bene. Max è amato da ragazzino. Sì, ma infatti ho comprato su Steam anche il primo gioco che lo fanno girare su sotto SCUMA VM perché sono dei puzzoni. La Microsoft non ha il cloud come la PS4. Dovrebbe, sì. It Road, sì. Sì. È bellissimo. Quello mi sa che lo riporterò prima o poi. Ve l'ho portato in live da me una volta. Ora, io ho cominciato questa serie di Sam & Max, la terza stagione, però mi sono purtroppo accorto che i sottotitoli in italiano. In all Beh, the leggiamo qua, ora ve lo universe, spiego. In tutto the only l'universo, l'unico power potere, oltre beyond alla mind's comprensione della mente, è il comprehension potere di is comprendere the power il to potere comprehend the power of the mind. della mente. Aspetta, ho detto la If stessa any cosa. one of us could Se unlock chiunque di this noi potesse sbloccare terrible questo terribile power, potere, lo sarebbe would per we use it to esplorare. Wow! explore the mysteries of the infinite, or would we use it to Per destroy? distruggere! Oh mio Dio, quanto sei Fears, brutto! tremble, Tremate del resto, tremate la possenza del generale! Che sta combinando questo? Oh mio Dio! Invasione aliena! Ho portato l'infantile gaiezza di pescato nel suo lavoro! Ma che succede? Ma cosa? Sì, ma è difficile tenerli in uso! Me... No! Assistete, Sam & Max! La mia inarrestabile corazzata... Corazzata? No. Corazzata, sì, la mia che... Io mi faccio vedere all'interno di quello... La nuginosa di soggiorno del vostro patetico pianeta e poi dominerò l'intera galassia? Chi è quello lagunoso? La storia familiare, un gorilla spaziale pazzo per il potere contro il vecchio canino e un coniglio sociopatico con poteri psichici. Cocca! Questa storia comandate voi! Yes! Solo voi potete guidarli, lo so! È un punto e clicca! Sì, siamo pronti. La pistola? No, io pensavo il mouse. Dai, se solo potessi raggiungere la mia pistola! Potremmo somministrare un pestaggio della polizia. Calmati, Max. Guarda il cellulare, ci stingo. Ma che cosa? Che ci fa quella seduta lì? Possiamo il controllo di Sam e Max sul distintivo della polizia freelance. Nell'angolo sullo schermo, prova a controllare Max e usare i suoi poteri psichici. Veramente c'ha dei poteri psichici. Cioè, il volume penso che sta a cannone del gioco. Mamma mia, mostrano delle orecchie. Quando sei nella testa di Max, puoi guardarti attorno cliccando e trascinando col mouse utilizzando i tasti. WASD, vediamo. WASD. Per attivare il potere del teletrasporto di Max, clicca sul telefono giocattolo. Ok. Quindi aspetta. Col mouse come faccio? Cioè non giro, io clicco ma. No! No, no, ritorna nella testa! Ah, trascinando, cliccando e trascinando. Vabbè, fanculo. Ok, no. La pistola voglio. Clicca sul telefono giocattolo per il teletrasporto. Ma andiamo da qua nel criceto. Così, attiva il teletrasporto, vai. Ora selezionate il numero di telefono che Max ha memorizzato per teletrasportare lui e il suo peloso amico di vecchia data in quel posto. E che numero era? Ah, un numero per ogni... Ah, ho capito. Ok, vai, go. Oh, ma che cos'è sta roba?
No, vabbè, ti prego. Oh, baby, mi sei mancata. Oddio, gli ha fatto il solerico. Ma cosa? Non ci credo. Ascoltate il cervello. Il cervello alieno disincar... Ah, il cervello. Ma che è una lumaca? I can. Zitta, devo starmi da resi. Non saranno mai abbastanza per sconfiggere il generale Scanopy. Non avete ancora. Che cacchio fa la signorina? Per vedere cosa Sam ha sul inventario, clicca sulla scatola, ok. Come gli altri. Queste sono tutte le cose che Sam ha nel suo inventario. Trova il segnale tracciante e clicca su esso col tasto sinistro e fallo. Va bene, è questo. No, guarda che ha fatto bene il menu. Questo è il segnale. Perfetto. Sulla schiena. Per intrappolarlo nella zona penale. Il nome è tutto un programma. Vai, devo cliccare qui. C'è la mia webcam che vi copre quel git, però vabbè. Stai fermo. Proviamo. Oddio. Niente, non è stato nulla. Come facciamo? La verità è che dovete che sarebbe stato così semplice. Più o meno sì. Si sperava qualche copertura per avvicinarci a Skunky. Grande Snake. Mi ha sbloccato la probabilità con i monetti balocchi del potere. Osservate. Che è sta roba? A Max dobbiamo prendere il giocattolo. Va bene. Per fare utilizzare Assemble degli oggetti cliccando di sopra col tasto sinistro. Dai, su, falla prendere. È tipo un naso. Oh! Oh cavolo! La rinoplastica ti garantirà l'incredibile potere di mutare forma. Puoi usare la rinoplastica per imprimere l'immagine di un oggetto inanimato. Puoi usare il potere della tua mente per trasformarti in quell'oggetto. Non è divertente. Ah, quindi attivo questo. Allora, Max deve scegliere l'immagine dell'oggetto in cui si vuole trasformare. Va a guardare intorno a Max, ok, poi clicca per scegliere l'oggetto. E che oggetto ci trasformiamo? In questa tenda qua sopra? No. Ma perché la forchetta sta? Ma cos'è quella forchetta? Mi posso trasformare in una pianta! Wow! No, guarda! Oh mio Dio, è bellissimo! E adesso? Ora devo ripensare quel segnale tracciante addosso al generale. Vabbè, come si fa? Quindi spingo la pianta. Oddio! Oddio! Capito. Ora che sono abbastanza riparato. Oh my god. Adoro come si è stato l'ambiente mio regino. Guarda che faccia. Oh merda. Adesso posso usare il telecomando che ci ha dato mamma Bosco. E però succhiato dritto nella zona penale. Ma se compro Gears 5, la versione standard, i vantaggi mi rimangono? Non ne ho idea, Snake, ma presumo di no. Presumo di no. Oh, dovrei trovare il telecomando dell'inventario. Sì, il telecomando. Questo? Sì.
Possa essere utilizzato da solo, evidenza il telecomando della zona penale. E utilizza. Ah, perché posso attivarlo da qui. E questo attiva, sì. Vediamo. Da 2 mesi forse lo compro. Oh! Oh merda! Che faccia che c'è se. Ma sono troppo forte per essere catturato di nuovo. Presto questo passaggio si chiuderà e non ci sarà nulla che mi potrà fermare. E vagli a togliere le mani da. Oh, non posso aprire le porte, ma ho un'idea. No, l'amicuzzo, l'uomo talpa. No! Puoi camminare liberamente la regione. Per risolvere, se vuoi alzare il passare il livello di suggerimento puoi farlo, ok. Ma se vado lì e gli premo le manine, non posso salire sopra. Qua, tipo le mani. Non vuoi avvicinarmi troppo, altrimenti potrei essere risucchiato anch'io. Ah, non hai tutti i torti. Vediamo, andiamo dal crocetino. Dal topolino. Ehi Harry, sai come possiamo battere la skate? Sì, eh beh sì. Che cosa? Io devo controllare una cosa. Il menu non è disponibile. Anche se potete vedere se vedo sempre la lampada abbronzante l'ho reso ancora più inutile del solito, cazzo. Gli ho un altro dei balocchi. Allora, qui c'ho il menu. Impostazione, devo vedere l'audio. L'audio dov'è? Grafica, volume e suoni. Cioè, praticamente la musica mi sta spaccando le orecchie. E probabilmente anche a voi. La voce la tengo più alta, gli effetti un po' di meno. Ma la musica, porca puttana, è veramente fortissima. Anche gli effetti devo abbassare. Anche gli effetti li metto uguali. Perché porca, veramente troppo forti. Ma dove stanno quelle carte? Devo salire qua? Ma può correre lui? Sì, può correre, con lo shift corre, ok. Quindi prendiamo ste carte. Vieni qua! E non male mazzo di. Oh, si sente la voce, finalmente. Cosa? Le carte del gioco hanno garantito il potere di far penetrare la tua coscienza nelle menti altrui! No, bellissimo! Madonna! Sì, ora lo fa lui, Snake. Quindi adesso possiamo utilizzare Max. Utilizzare questo potere. Yeah, su di lei, no, non voglio su di lei, voglio su di lui. Non lasciare che ti spezzino, Harry. Il tuo nome è Harry, l'uomo talpa. Il tuo numero di serie è 2483562. Il tuo numero di telefono è pure il numero di telefono. Mi serviva il numero di telefono. No, basta. Ho il numero di telefono, perfetto. Sicuro di aspettare 3 giorni. Oddio, e allora? Possiamo provare a teletrasportarci? Voglio anch'io, entro tipo guarda. Carina, vero? Carina. Riusciamo a entrare là dentro? Ma perché poi devo entrare là dentro? Ah no, mi porta sopra, piano superiore, cavolo! Ok. Ehi cervello, non ti ricordo tutti i commenti di questa missione? Puoi darci una mano? Non ha le mani, beh. Mi prende a pugni! Vediamo che cosa possiamo fare qua.
No, parla col cervello alieno. Guarda lo schermo delle armi. Oh. Bella l'immagine del bazooka. No, secondo me... Whee! Devo guardare... Aia, cos'è sta roba? Premi pulsante, ma perché? Leggi il cartello. 100% volose vacanze fuori dal mondo. No, come chiudo? Dai, premi sto pulsante. Merda. Allora io devo vedere sto pannello. Parlo col cervello. A sto punto. Cosa dovremmo fare, cervello? Dovete trovare un qualche modo per sbattere il generale? Sì, ho capito, va bene. Allora che, che ti parla fa? Sono cose nuove per lui. C'ha ragione. Allora, posso toccare il pannello? No. Questo. Quello sì. Sembra che sia in ritardo di 300.000 miglia per il cambio di olio e filtro. Cavolo. Allora, c'è qualcosa che devo fare da qualche altra parte qui. Qui sopra. No, non voglio andare al punto inferiore. Apro sta porta. È chiuso. Che cosa c'ho? Sparo al pannello. Vabbè, ma sparo uguale, dai. Spara al cervello. No, poverino. Non devo sparare a nessuno. Mi basta che sappia che io ho una pistola. Però... Se vado da Max... Si può trasformare in quest'arma, forse. No? Sì. Forse sì. Minchia, questa è cosa buona e giusta. Vai. Guardalo che bello che sei! Sono un bazooka! Sono un bazooka! Oddio. No, no, stai fermo, vieni qua! Devo usarti. Dai, carico e pronto, Max. Madonna, che figata! Occhio a quel dito sul grilletto! Oddio, dove vai? Spaccagli il culo, sì! Sam e Max salvano la città. Avete appena partecipato alla preoccupante visione del futuro, la prima di molte rivelazioni così inquietanti. Nei prossimi 5 capitoli assisterete a cose che vi sconcerteranno. Vi ci faranno orrore? Non fare così. Fate molta attenzione, ok? Non distolgo lo sguardo. Because when our story reaches its bowel-tingling climax, only you, my friends, will possess the ability to save the entire universe. Guarda che bello, guarda che bello che è. Che figo. No, sui binari! Bravi traduttori, bravi. Da testing. Ciao Marco. Allora cos'è sto casino? Ciao bello. Si gioca assieme a Max e si fa casino, giusto? Come stai Marco? La zona penale. Comunque figo, figo, figo. Ci sta. Lo faccio io il casino però. C'è i bambini che stanno fuori. Ma sì, sì, diciamo abbastanza bene, dai. Hey Sam, this haunted toy I found just gave me an uncanny vision of our violent future. Ah, I saw it too somehow. L'ho visto anche in qualche modo. La tua versione aveva i crediti. Diabolico gorilla spaziale che voleva... che significa tutto questo? Me lo sono chiesto pure io. Ti ascolto mentre livello, così mi spaventi mob. A che cosa stai livellando? Wow, cos'è di nuovo l'astronave?
minchia Bosco, cioè Inconvenience. Minchia, rieccolo. Ah, wow, ok. Riecco il gorilla. Ma wow. Creature della terra. Ascoltate le mie parole. Chia pure, automatico. È lui. Sono venuto da voi con un messaggio di pace e amore. Non ci credo. Sorry about that. Mi dispiace per quell'edificio. La zona penale! Basato sul classico educativo come usare il vostro nuovo identificatore, non ho letto niente! Merda. Sì? Perché la pistola? You seem a bit confused. Sì, sono confuso. But there's no cause for alarm. Abbiamo semplicemente lasciato che la storia andasse troppo avanti. Let's take a brief journey back to properly set the scene. La storia inizia 25 minuti fa in una strada molto simile a questa. Ma è una telefonata. Mia Bob. Divisione mobile. Metà della polizia freelance, la maggior parte. Odia criminali battute su mezzo. Hello, commissioner. No, we're not in the office. We're locked out of our building. Siamo chiusi fuori, eh? Bello, Max! Altra metà della polizia di Firenze. Mezza specie di conigli per cinetico. È diventato presidente, è vero. Un'ondata improvvisa di legalità e buona volontà si diffonde attraverso la città. No, non abbiamo nulla a che fare con questa storia. Cos'è quella roba lì? Max. Ma staremo in guardia per qualsiasi cosa di sospetto. Il cervello sta morendo? Cosa? Dovrò richiamarla come se Max ha dei poteri psichici ora. Ah. Cosa a proposito di una nuova miscela? Bene. Dobbiamo trovare il modo per salire su quell'astronave. Ok. Ok. Ma partita salvata, grazie. Ma che... c'ho un microfono. Oh, c'è la gente Super Bowl. Parlo con la gente. Hello, sir. Mr. President. Ex agente dei servizi segreti, membro del governo presidente De Matteo, alto rischio di ballette e canzoni non richieste. Tu sei il sovrano di questo pianeta. Non esagerare, vai, vola basso. Siamo solo le tante Nazioni Unite che operano insieme per... Sì, comando io più o meno. Oddio. Non mi piace questo. Sono venuto ad offrire un pacifico scambio di tecnologia. Oh oh. Oh oh, vostro miserabile. Minchia, tu pinghi 30 e compagni 60. Allora vai meglio tu, no? Cosa? Un manufatto di interesse per la mia gente. Ci stava spaccando a legnate uno. Guarda che carino il sistema di dialogo! Artefatto! Cos'è sta storia dell'artefatto? Sono gli occhi di Yog-Sogoth, uno dei giocattoli magici sparsi per la galassia della grande cometa.
It's believed to give the holder the power to see the future. Oh. E lui l'ha trovato. L'ha trovato se. No, l'ha trovato Max. It gets pretty awkward. Ce l'ha lui. È una vicenda? Quanto spendi in sicurezza su una nave come quella? Security? Explosive time locks, that kind of thing. Ah, le armi. Ma io sono una nave, le meraviglie, sono aperte a tutte le deboli gente della Terra. Posso salire quindi? Cos'è? Super Bowl. Che ci fai qui, Super Bowl? As you know, sirs, when you appointed me secretary of the posterior. Mi avete piazzato al comando del Dipartimento di Sicurezza Mondiale. Sì. Col cavolo. Indagato su visione aliena, rapimenti, operazioni di flusso temporale, contenuti scomparsi, mite, leggende. Ciao, Dadi! Grazie del raid! Ciao, Dadina! Aspetta che mi si era spostata la chat. Come stai? Grazie. No, guarda, stavi in stream. Ciao, Girmi. Com'è andata la live? Nel frattempo faccio girare la testa qua a Sam. Gira di qua. No. Sì. Serve nulla? Una banana! Ciao, Miki! You assume I want a banana. I'm glad to see that earthlings are still so charmingly. Ho parlato di banana! Attenzione! Oddio! Ma io voglio salire su una navicella. Mi fa salire su una navicella? Of course! The miracle il crash del Serpent Snake, no. Welcome to everyone, specialmente gli uomini talpa. Ma perché gli uomini talpa? Uomini talpa, perché? Oh, Marco! Holy shit! Oh, grande Marco, grazie. Grazie, io devo solo spammare il resub da te, però l'ho già fatto, Marco, effettivamente. No, mi dispiace, Snake. Mannaggia, grazie, Marco. On every planet I visit, all of the local mole people are invited to ride my fantastic gamma beam. Ma qua questa sta parlando che vuole uccidere gli uomini talpa. Fuori dal mondo che non scorderanno mai. Oddio. Non li uccide! Ha detto che non li uccide! No, non ci credo. Per me li uccide. Veramente le favolose vacanze fuori dal mondo, esattamente. Qualsiasi pianeta possiate immaginare. Plutone. Come non è un pianeta? Certo, perché no? Fantastico. Comunque la comicità di Sam e Max non smentisce mai. Non si smentisce mai. Guilty. You could tell by the accent, right? No, ho viaggiato da un pianeta centinaia di anni luce lontano dal vostro. Wow. Io voglio salire nell'astronave. Swampy and muggy world. The air dancing with sciami di moschini. The stillness of the night punctuated only by the mewling of wow. And the drunken revelries of toothless secessionists. Its name suo nome sarebbe impossibile da pronunciare per le vostre lingue terrestri. Là c'è un errore. Pensacola. So you're planning to just find your magic toy and leave the planet. Lasciate il pianeta praticamente. Has a selection of coupons for discounted dining and entertainment during. C'hai buoni sconto per find my toy and leave? Of course not. Come? È pericoloso questo. This is the part where he loses it and rips his mask. Getta la maschera e mangia un topo vivo del genere. Ah! No, che cameo del topo vivo, bellissimo. Sui visitors. With your backward non me ne andrei senza condividere la tecnologia.
E cosa ti chiedo dell'artefatto? So, about this artifact. Yes. L'avete trovato? Not as far as you know, but just for fun. Perché è così importante per te? It's a legendary tesoro leggendario. Said to give the wielder the power to predire ogni movimento dei suoi nemici. Oh. Manipulate the economies. Manipola l'economia. Avoid death. Find di evitare la morte. Trovare complesse soluzioni. Ma lo tengo se lo trovo. Scusa. Ah! Schiacciare chiunque. Lo intralci. Sei incazzato? But, è tutto solo un mito. I would simply give it away. My nephew. In Canada. Che cavolo stai dicendo? Do. What's the home world security threat level, Super Bowl? It's currently hovering between candy apple and fire. Me la caramellata e il rosso camion dei pompieri, signore. Ah, oh, bene. Se troviamo quell'artefatto, ti facciamo sapere. Solo una formalità. Go in peace. Porca vacca, ma io devo parlare con Max, lui dice che l'ha trovato questo artefatto. Scusa Max, Max, fermati! Senti. Presidenza, nuovo caso. Sans, che ne pensi? Spero che il pianeta non caschi nel piano del Jurassic, anche qualunque se sia. Well, he is pretty charismatic, Sam, and he's from space, which is a plus. But you're the only very overweight, domineering, control freak I need, Sam. Geez, thanks. Grazie, Max. I think. Comunque viaggiano velocissimi i sottotitoli, porca. Però abbiamo un nuovo caso, è bello essere di nuovo sul caso. Davvero un caso che non abbiamo un cliente, nessuno ci paga, effettivamente. Il cliente è la giustizia, Max, è la giustizia è cieca e frugata. Ma non mi dici robe del... no? Ricordate, hai visto cosa fare in casa di invasione aliena, piccolo amico? Lo so! Interrogare il capo degli alieni, liberare qualsiasi terrificante creatura sperimentale intrappolata sulla loro navicella... And... fargli credere che la lettiera per gatti è la moneta ufficiale della Terra! No, bellissimo! Ok, per ora indietro. Vediamo se possiamo salire nella navicella. Vediamo se mi fa salire. È vero, ci assomiglia. Ci fa salire. Oh, Jimmy! Jimmy, ma grazie, Jimmy! Ma guarda, no, dai, davvero tanto amore, Jimmy, grazie della sub. Apprezzatissimo. È vero che anche September, mannaggia a voi. Grazie, Jimmy. Apprezzo tantissimo. È morto il cervello! Grazie, un abbraccione virtuale. È morto il cervello, no! Come usa il cervello alieno? He died too soon, I'm assuming. È morto troppo presto, presumo. Come facciamo? Era sveglio nel futuro, sì. Dagli una botta. No. Niente botta. Vedi, c'è la preveggenza. Guarda. Mi dice come fare qua? Usa la preveggenza con il cervello. Mi avete risvegliato dal sonno delle 100 morti. Well, that's encouraging. So, how did we do it? I don't know. We haven't done it yet. I know. What if you use that future vision on me? Su di lui. Effettivamente sì. Dove sei? Quello cos'è? Un biscotto. Dove sei, Sam? Dove sei? Eccoti. Mi avete risvegliato dal sonno delle 100 morti. Serviva solo il brodo demoniaco di Stinky e il nucleo di potenza futurisco di Mamma Bosco. Brodo demoniaco e il nucleo di potenza futuristico. Però voglio ancora utilizzare la preve... Su sta porta. La porta minacciosa. Congratulations. No! No!
Questo uccide. Hey, it's all my stuff. Hai capito? C'è qualcosa lì. Esci da qua. Come si esce da qua? Nothing. Non fatevi da parte. Arriva il grande vincitore. Oddio. Congratulations. Hey pal, we want to ask you. I've been listening to suits like you for too long already. You can dig. Puoi scavarteli da solo i tuoi tunnel adesso. Chissà che gli serve per. So long, suckers. Per me li ammazza. Cazzo, Peterina. Ecco perché non andiamo fuori in vacanza quest'anno. Oddio, ma perché? No. Ma l'ha preso? Prendilo. Un elmetto è una specie di biglietto per una vacanza. Sono raccolte e donate a vari istituti di beneficenza intergalattica per uomini d'anno. We should leave it for when that mole man gets back, Sam. I think he went to. Si è andato a vivere in una fattoria per giocare con altri uomini d'altro. È morto. Check if he left his wallet. Controlla se l'ha lasciato in portafoglio. Niente portafoglio. Ma le ha prese sta roba? Sì. Vediamo che c'è scritto. Vedete la vacanza di quel povero uomo d'altro. Ma se lo usiamo è abbastanza pericoloso. Io direi che è pericoloso, però lo voglio usare. Le nostre favolose vacanze fuori del mondo sono escluse per gli uomini talpa. Fabulous off-world vacation departure center. Eh? Elaborazione uomo talpa. Ok, va bene. Fantastico. Come sono andata la porta? No, di qua si esce. Vediamo se c'è qualcos'altro. Questo cos'è, sto tombino? Nulla. Dio, guarda l'abbeveratoio. Non bevo mai quando lavoro. Oh, fantastico. Tutto è così alquanto strano. Beh, usciamo allora. Io direi che dobbiamo uscire. Perché dobbiamo andare a prendere gli obiettivi. Allora, il caso. Se Max hanno avuto una visione del futuro. Ok. Avranno bisogno del brodo demoniaco e del futuristico nucleo di potenza di Mamma Bosco. Allora, da Mamma Bosco ci possiamo andare subito. Quindi io penso che andrò lì, da Mamma Bosco. E lui? La tavola calda. No, io da Bosco. Ma dov'è Bosco? Oddio, ma mi sa che non c'è. Che dice l'avviso? Visitate la nostra nuova sede. E dov'è? No! Tutti i migliori cimiteri sono all'altra parte della città. Quindi dobbiamo andare a pigliare la macchina. Che sa cos'è? Gli scatoloni. Sì, quello è malato tutta la sua centrosa. Sono particolarmente felice che non l'abbia messa in un magazzino sicuro secondo la norma ambientale come lei ci aveva chiesto. Ma prendo la macchina? No, qui? I topolini! Non ci possiamo parlare con i topolini! Parchimetro.
Did you remember to feed the parking meter man? Sì, quello devi dare da mangiare. Aspetta, chi? Aspetta, chi doveva dare da mangiare? Al parchimetro. Ma perché? Nell'ufficio non si può entrare. Per la preparazione del nostro edificio devo anche farmi la doccia. Potremmo lavarci leccandoci come gatti e l'assistente di volo. Fa attenzione dietro al mio collo dove sono più incline gli sfoghi da cravatta. Che schifo. La voragine. Ah già, è vero, c'è la voragine. Fammi vedere la voragine. Sono passati mesi e ancora non hanno sigillato questa crepa. Come dovrebbe fare qualcosa al riguardo? No? Guarda che crepa. Ma ci posso entrare? Sa di no. Allora, provo ad utilizzare la macchina, anche se ho visto entrare qualcuno lì nella tavola calda. Hello and welcome to a bold new reimagining of the computer Ma che cosa? Ah, è vero, la macchina è rotta! Gli sbirri, società di beneficenza e incentivazione rugginosi rottami informatici. La macchina era rotta. No, forse no, se l'avevano aggiustata. Il crimintone Excel senza costi per voi, grazie. Sbirri! Penso che dobbiamo combattere il crimine. Come dovete aiutarci? Con i miei 16 MHz di forza bruta posso analizzare i dati a velocità che rivaleggiano con le più avanzate calcolatrici tascabili. Sono un telefono funzionale. Vabbè. Beh. Nucleo di potenza. Devo cercare un nucleo di potenza. Lui lo sa. Siamo stati costretti a osservare la mamma Bosco sviciare i circuiti stampati per costruire un nucleo di potenza. Quindi è incazzata. Ti preferiscono? Come no? No, mi serve. Ma mi serve. Guarda come sono piazzati. Blaster. Sì, c'è anche Neo. Almeno c'era prima, sì. What's an outdated arcade machine supposed to do in Vegas? He doesn't even have any money. Blaster received a generous. Ma è vero, Blaster era il cabinato. Non possiamo commentare mentre. Crimitrone, che cos'è? Cos'è sta prova gratuita? Sì, l'avete selezionato. Solo i combattenti del crimine tecnicamente più avanzati emergeranno vittoriosi. Sottoponete indizi raccolti nelle vostre investigazioni e noi li analizzeremo. Va bene. Va bene. Proviamo il crimitone ora? Con che cosa? Ah! Stiamo ancora reclutando membri per gli sbirri. Cosa? Che abbiamo parlato, il cane è decisamente inquietante. Ho capito il cane qual è. Sasuke, dovreste tenere d'occhio e generale, siamo abbastanza sicuri che sia malvagio. Questo sta facendo il latte ai circuiti. Oddio. La tecnologia avanzata farà perdere il lavoro a migliaia di computer e robot che lavorano solo. Già. Cercate il bolino costruito sulla terra. Se credete guidare da qualche parte, usate la comoda mappa della città controllata dal porto oggetti. Non è così male finché non cerchi di accendere il condizionatore. Oddio. Infatti mi ricordavo c'era qualche problema alla macchina. Oh, i morsetti. Ma che abbiamo i morsetti, non sappiamo come usare. Prendili. Il cavo rosso sul capezzolo destro, il cavo nero si aggancia. Ha
bellissimo. Questa cos'è? Ah, la mappa. Posso fare una telefonata? 800 servizi di messaggistica. Il coniglio nudo. No, perché? Volevo telefonare al numero che c'era sulla porta di Bosco. La Bosco Tech. Vediamo che dicono. Il tocco femminile. Scienza e tocco femminile sono due cose che difficilmente si sentono insieme. Al momento sono morta? Cosa? Aspetta, non chiamiamo nessuno senza motivo per il momento. Prendiamo la mappa. Infatti posso andare ai laboratori. Andiamo ai laboratori. Oh, voglio vedere lì. Lì cosa c'è? Prima di entrare alla tavola calda. Mi interessa sta cosa. Guarda che figata. Perché la porta è così? No, ma è... Ho già fatto prima, no, bellissimo. Sicuramente non mi fa entrare. Oddio, sono entrato. Ok, buono. Buono. No, tu... Spooky. Oddio, ma questi siamo noi. Mamma Bosco? Ma che cacchio è? Get out. Ma come? Che mi prendesse un coso? Sì, siamo noi. Harry Lomo Talbot, l'uomo di Gendera, l'uomo di Talbot, che abbiamo sotto già frequentemente disoccupato, referente disponibile su richiesta. Referenza disponibile su richiesta. Hiya, Harry. Stiamo cercando Mamma Bosco. Niente paura, Mamma Bosco è trapassata nell'aldilà. Ma cercherò di stabilire un contatto con... È morta! Ma è morta! Deceduta, madre del proprietario del negozio sconveniente Bosco, uccisa dall'esplosione di bicarbonato e aceto. Mamma Bosco sends greetings from the ethereal plains. Welcome to the... Com'è possibile sta roba? Wait, ero io il tuo primo visitatore. Right. Vattene, ma guarda, è triste. Oddio, che cosa triste. Ma dov'è Mamma Bosco? Quindi devo scendere giù. Whee! Ah, posso andare? Di qua si esce? No, non voglio uscire. Siamo appena arrivati. Quindi sì, devo scendere. È là sopra lei. Usa destabilizzatore dimensionale. Ma che cavolo hanno fatto? C'è un ectoplasma qui. Hey, Nick, the eerie oozing. I lugubri resti melmosi dell'apparizione di fantasma di Mamma Bosco. Gelatina ectoplasmica, perché la marmellata ectoplasmica non si agita così. Ma non li prende? Mi sa che non li posso prendere. Metallo pod e stabilizzatore. Parliamo con Mamma Bosco, vediamo che c'è da dire. È nucleo di potenza. Dovrete sentito parlare su una rivista dedicata ai tempi. Mi hanno rubato il nucleo di potenza del laboratorio. Cosa? Te l'hanno rubato? No idea. I've got a real detective on the case, though. Ha un vero investigatore, grazie della fiducia. Mentre stabilizzatore dimensionale quasi funzionante, ma generatore di generatore dimensionale è inutile senza energia.
E Bosco dov'è? Dr. Mama Bosco, your lab is actually pretty impressive. Le menzioni di Bosco erano un po' stupide, schifose. Yes. Well, he was always a special. È sempre stato un ragazzo speciale. Il laboratorio? Lab is, nice. Thanks for saying so, but it needs work. Avete qualche idea di quanto sia difficile trovare un immobile abbandonato che non sia già infestato a Manhattan? Ho dovuto leggere annunci di esorcismo sul giornale solo per trovare una pista per questo. Oh! Why didn't you just set up your lab in the inconvenience store? Infatti! Nella zona. Ah, ok. Allora, l'edizio in comune che vengono ogni giorno per esorcizzarmi da questo posto. L'unico modo per liberarmi di loro è far sanguinare i muri. E che aspetto ha? Esatto. Che razza di domande? L'aspetto di un nucleo di potenza. Ma qual è? E come. Non, ma neanche quello so. How's the afterlife treating you, Mrs. Mama? Come va quella di là? Dottoressa Mama Bosco, ho passato l'estate a conseguire il mio dottorato online. Non so come si usa il computer, Max. Hai preso un dottorato in cosa? Fare un ponte nel vuoto transdimensionale per far tornare gli spiriti alla loro forma corporea. E poi simpatici gatti. You heard from Bosco? Eh sì, ho mandato qualche fattorino. Lui e quella macchina Blaster finalmente sono arrivati a Las Vegas. Ha un sistema, 15 miliardi di dollari avanzati. Siamo noi. Sono sicuro che quelli idioti dovranno avere delle ottime ragioni. È stanca di sé. Oh, non è tutto, che le mie predizioni stanno migliorando e ora non mi lascio indietro una scia di Melmac. Ma ogni volta che lascio la stanza, beh, una cosa buona. Sam non è così fortunato. E quindi vuole rinascere. Toccare la mia terza cosa preferita. Guardala. Perché sta. La mia seconda è leccare. È la prima. Oddio, se la dottoressa può dirci niente sulle disfunzioni maschili psichiche di insorgenza tardiva? Tumore mortale? Nella dimensione di un melone? Il tumore mortale. Couldn't Max just have the perfectly safe kind of non-lethal psychic powers? No, probabilmente no. Sono sicuro che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Potresti farlo spostare un po' più lontano dai miei macchinari? Questi poteri psichici sono in qualche modo pericolosi per Max? Probabilmente no, ma se sta attento e li usa solo responsabilmente. Oh mio Dio! Devo proprio vederlo! Ma muori! Il tuo cervello prende fuoco e esplode! Muori! Ecco perché dovrai registrarmelo, Sam! Ciao Poppy! Ti ribecco dopo una vita, è vero. Come stai, bello? Come stai? Che bello queste emote che metti. Hai sentito il gorilla alieno che è tratto la nostra strada? Sì, ma è apparso sull'allarme notizie. Qualcosa che condivide tecnologie aliene pone fine a tutta la povertà e la malattia della Terra. Sì, ma è un bait. È una parte del perché è malvagio, sì. Sono sicuro che è un tipo apposta, che non mi puoi aiutare a finire. Il destabilizzatore molecolare. No, destabilizzatore. Com'era la seconda parola? Stai attento con quel generale Skankey. No, non ci fidiamo di nessuno. Just wait till he helps me with my inventions. Then you'll see he's not such a bad guy. È un tipo cattivo, però. E l'uomo talpa? I don't know. Alcune cose non possono essere spiegate dalla scienza. Mi stai chiedendo perché è qui? Mi sta assilando per diventare suo assistente ricercatore o qualcosa del genere? Lo so, Poppy. Lo immagino. Tieni pianta l'aereo. Zero tempo pure io, più o meno. See you on the other side, Dr. Mama Bosco. Not if I can get this destabilizer working.
Quindi lei deve far funzionare il destabilizzatore per riprendersi il corpo. Stanno venendo fuori dei bei giochini. Sì, sì. Già. Ma anche i vecchi non sono male. Allora, io non so se parlare con... Ma questa è cos'è? Metallopod VGX Beta. Vediamo. Questa cosa fa cose scientifiche così tose che dici non ho mai visto così tanta scienza. E poi... tutto, guarda qua! Boom, ancora scienza. Tunnel. E non gli piace stare alla luce del sole, ma gli dico che sono scusa per fare altri danni alla proprietà. Hey Max, why don't you hop in there and see where it leads? Già, strisce in un tunnel. Gli apriamo un po' di lì. Dai, non lo fai? Merda. Sono entrato nella mente di Max. Vediamo se attiamo la preveggenza. Si può fare qualcosa qui? Forse sì. Con Mamma Bosco. Il minuto di potenza scomparsa. Eccolo! Flint Paper! È lui! Ah, quindi la sa lui. My missing power core. I knew you were the right one to find it, Flint Paper. Dobbiamo parlare con Flint. La preveggenza con l'uomo talpa. Thanks, Sam and Max. Questa è stata una di quelle che ho bisogno per dare una svolta alla mia vita. Harry's got a great big wonderful surprise waiting for him. And to think, ho capito. All it took was this. Are you sure you can't make this a little longer, Max? Provirebbe tutto il divertimento, c'ha ragione, sì. Quindi usciamo, io so cosa gli devo dare a lui. No, no, ho sbagliato. Vai, vai, vai con Sam. Gli devo dare questo, la vacanza. Tieni. I know what would cheer you up, Harry. Una vacanza tutta pagata. You actually have one of Scuncappi's golden. Sì, ce l'ho. Well, that's a nice gesture. Ma non chiedo la carità, dovresti... dovrei darvi qualcosa in cambio. No, no. What have you got? Cos'hai? Lots of stuff, like nothing you. Come? Ma che cavolo ne sai? Ma veramente non. Gli do il casco. Non lo uso con Max. Impegnate del tetto per le cose discutibili. Aspettalo, quindi do il casco a lui. Con l'uomo talpa glielo dà? Non credo che glielo dà. Esatto. Niente. Sono dei libri di testo. Dalla terra della parola d'inganno dell'Onuna. Cosa? No, non è vero. Sto strano cosa a palla. È un premio. Parecchio impressionante. Quindi questo non si può usare perché non è finito. Ha destabilizzatore dimensionale. Scoppia. Aprire un buco nel tessuto senza riportare gli antichi dei in questo piano dimensionale. Che succede se lo clicchi due volte? Oddio, è bellissimo. C'è un ascensore? Ah, per andare su, per tornare su. E questo crime alarm? Does anybody mind if I change the channel? Is this the one with the space gorilla? Nah, I've already seen it. Sa che qui abbiamo finito. Gli schermi, che cosa sono? If these findings are true, then that would mean it's scientificamente possibile che Max esistiamo? Ma dai! Cosa? Oh no, wait. Oh no, aspetta, ho letto male! No, cazzo, è bellissimo. Io voglio raccogliere questo ectoplasma. Perché non posso? E il tunnel non lo posso usare fino a quando lui non se ne va. Quindi, non l'ha voluto questo perché vuole qualcosa in cambio. Ci sono i morsetti. Morsetti, ma. No, andiamo allora. Andiamo a parlare. Andiamo alla tavola calda. Andiamo a parlare col tizio. Vieni con me, vieni con me, Max. Stai già su. Armadio, apri l'armadio. Ovviamente porta una fantastica terra di meraviglie e allegorie religiose malcelate.
Abbiamo già sprecato abbastanza tempo con questo castello fantasma. Quindi sì, andiamo via. Chi è questo scheletro? Oh, one of Jan Hook's ritratti di Jan Mayanshan. Took so long to finish a painting. His subjects often died while no, è bellissimo. Spiderwebs and spooky. Te di Ragno che cosa sbando? Bene, insieme con i cani ben vestiti con gli ettini. La parola con la C, ah, con gli etti. Posso usare il telefono, davvero? Hello, operator. Oops, sorry. You know how those spirits are once they get talking about the good old days when they were alive. Ciao Carta, Marco! Come stai Carta? Buonasera. Aspetta che c'è una matita? No, uscita. Ho letto matita, perché? Questi siamo noi. Come stai Carta? Come stai? Tutto bene, ho mangiato la pizza con una birretta gelata, grande. No, io non ho mangiato una pizza con una birra gelata, ancora no. Però bene, bene, sto abbastanza bene. Accaldato adesso direi, perché... non so perché... cioè, le finestre aperte, fuori fa fresco. Dentro casa non passa l'aria, mortacci. Allora io devo utilizzare la mappa e me ne devo tornare... a straight and narrow a casa, ma non lascia stare i parchimetri, niente, mi deve distruggere, ma che mi sa che non sono andato a casa. Ah sì, ok, sono a casa, pensavo che non era questa. Allora io devo entrare alla tavola calda. Whee! Leggi le brutte notizie. Anche l'ultimo. Sì. Sì, dava fastidio, sì. Veramente, no. Aspetta. Leggi le notizie peggiori. Un successo favoloso. Ma veramente, il contrario hanno fatto. Allora, entriamo qua. Alla tavola calda. Ciao Girby, ancora grazie della sub, davvero un abbraccione e un bacione, buonasera. Buona serata. Oh, guarda chi c'è. Che faccia. Ciao. Ah, Stinky's Diner. A tavola calda di Stinky, il posto perfetto per rivedersi con i vecchi amici. Per conoscere di nuovi, come infermieri di emergenza e gli amiconi del controllo veleno. Ecco, io con te voglio parlare. Mmm, buona quegli spaghetti. Indaga sugli avanzi. Sì, indaga. Non li mangia nessuno? Lo mangio io questa ciambella. No, vero? Un telefono a pagamento. Scusa, ma io non ho soldi. No, perché ha preso quella cosa? Vediamo che è successo qua. C'è il jukebox. C'è un rotolo di corda, ma non lo raccoglie. Fibra di vetro, è iniziato inchiodato sul pavimento. Infatti non è vero. Dimmi, Carta. Whee! Culo. Il frullato. Strawberry? Succo di carne e prosciutto. Che schifo. Vabbè, parliamo con lui, dai. No, prima analizzo gli spaghetti. Non lo so dove arrivo. Non ho più pallida idea. Mi sa che non c'è. No, non c'è. Ordinare gli spaghetti da Stinky. E da spericolati. Parliamo con Flint. Pelosi amici. Duro investigatore privato vicino all'ufficio di Sam & Max, ovunque temuto da teppisti e agenti dell'assicurazione. Magari dovete aiutarci con il nostro caso. Tranne adesso. Guardate i pluriprimati spaghetti di Stinky. Come pluriprimati?
No. Non ci parla. Allora, parliamo con lui. No, dov'è lui? Eccolo. Col nonno. Siamo tornati a tempestarmi con le vostre domande inutili. Nonno Stinky era scipio proprietario, esperto in ricette malvagie e demoniache. We missed you too, Grandpa Stinky. Did the health inspectors ever make you wear a beard net? Io voglio il brodo demoniaco. Arriva Riccone. What's cooking? Vorresti che ti parlassi del brodo demoniaco? Sì. Così potrebbe avere un altro brevetto. Sì. E dai. 30 anni fa. 30 anni che avevo potuto vivere di rendita grazie alla mia torta appiccicosa di catrame e melassa. Ma me lo dici cosa c'è dentro? Prendete un barattolo dopo che ci avrò fatto una fortuna. Prendete tutti elementari. Da qui al Madagascar. Beh, dammelo. Di fantastico è che è ricco di nutrienti e che è mio e conoscerò per due parassiti di girarci intorno. Minchia, ma perché? Ma è Capitan Findus, sì, tipo, sì. Ti assomiglia molto, anche a Popeye assomiglia. A Braccio di Ferro. Dai, nonno Stinky, provo di vederti di nuovo al lavoro in questo ristorante. Dopo essere stato via per molto per lavorare con il tuo nipote, il cliente chiama anche se Stinky. No. Ah, Max ha solo memoria breve termine, devo fare un riassuntino ogni tanto. Cane gigante che parla! Mi serve quel brodo a me. Ho fatto tutto il possibile per far tornare questo posto ad attirare gente decente a mangiare. Non c'è stato verso, vero? Schemetti di ratta dentro che sei uno dei quei tocchi di classe che non noti finché non manco. Le decorazioni sì, l'ho viste. Immondizie. Insetti registratore, come state parlando. Ma sta radio? Martellamento eccessivo, sì. Questa cosa per soffocare il rumore che mia nipote chiama musica. Rovina la digestione. Personalmente, se mi cibo di Stinky, necessita che tu sia al 100% concentrato sulla digestione. Ma la spegni sta radio? Che stazione stai ascoltando? E quale? Radio Peliero. Dove sta? Tutti i canti marinareschi. Yo ho. Ho capito. E Stinky? Stavi parlando con lui. È magnifico, mi fa stare dietro alla cassa e mi fa fare le consegne, non mi fa nemmeno entrare in cucina. Quindi è lei che lo cucina il brodo. Devo parlare con lei. Nicer, so that it's worthy of your skills. You and girl Stinky will be working like. Sì, lo volete come una macchina oliata da un uomo talpa e men che non si dica. Sentite le mie parole, scugnizio. Le persone lo dicono veramente, Sam. Quella donna sarà la mia morte. È quella l'idea? È quella l'idea? Questi ragazzi non potete cercare di andare d'accordo? Lei è quella che sta tentando. Questi di cucina con me è fuori dalla stessa cucina. A me serve quel brodo demoniaco. Stiamo partendo tutti dal gorilla alieno, sì. Generale Scampin, magari avessimo più gente come lui? Cosa? Esatto, che sono io. Non avrei mai pensato che una singa avesse tutti quei pregiudizi contro i personaggi non giocanti. Sta facendo strada. Potrebbe anche arrivare alla Casa Bianca. Probabilmente la brucerà fin dalle fondamenta. Cerca di fare attenzione attorno a Sasuke. You just don't trust him because he's not human. È sempre benvenuto qui. Mio nipote potrebbe fare molto di peggio che corteggiare un magnifico esemplare come. No, veramente, no.
gross. Stay cheerful, Grandpa Stinky. Parliamo con lei, vediamo. Ma la radio? Credo che solo il jukebox non fosse abbastanza fastidio. Questo è il brodo demoniaco. Mi piacerebbe trovare la mia ricetta per super segreta per il brodo demoniaco. Giù le mani! Cazzo. Partiamo con lei. Ciao Barney Yang Yang Jack Jack Stinky, gestisce il ristorante. Nel senso che non ho potuto approfittare, ti chiediamo l'affidabile. Barney and Jug Jug? You're not even trying with the names anymore, are you? I've got a lot going on. Can I just give you your possibilità di darvi la vostra chiave o frammento di cristallo o qualsiasi cosa? Stai cercando così potete andarmene a fare qualsiasi cosa facciate? Sorry, Stinky. Sì. It's the rule. Perché il nucleo di potenza? Questo bottone cos'è? Non è mica visto un nucleo di potenza futuristico qui in giro? What? Ce l'ha lei. Forma di nucleo, dall'aria potente. Mamma Bosco ne saprà sicuramente qualcosa. Eh sì, ci siamo appena stati. Ci siamo appena stati. Allora, io devo fare una cosa. Sto morendo dal caldo, letteralmente. Quasi quasi accendo l'aria condizionata. Dio! Dio, grazie! Ma dai, ma siete matti, grazie della sub, Nio! Ma dai! I love you, come dice il bot. Fammi accendere l'aria condizionata, sto morendo dal caldo. Datemi un attimo, giusto un secondo. Mi sto poco. Però devo chiudere anche la finestra. Ma sarà anche il PC che butta calore, però porca vacca, veramente sto morendo dal caldo. Ho chiuso la finestra, grazie Liu! Mamma mia, sei veramente gentilissimo. Subway 200 bonus 20 subbate la foca più bella di Twitch. Sono quasi! Eccomi qua, ho fatto tutto. Perché ovviamente io accendo la... Cosa? Non l'ho visto, amiamo tutti, grazie. Oh, guarda. Anche i Shir. Dai, grazie, Marco. Lo so, sono dovuto andare via perché ho dovuto... Però aspetta, posso fare una cosa? Ecco. Subway 200 bonus, 20 sorbate, la cosa più bella di Twitch. Grazie. Sono dovuto andare a chiudere tutte le finestre. Ho attaccato l'aria condizionata, ma c'ho tutte le finestre aperte per cercare di far circolare l'aria, ma col cavolo. Sono atterrati gli alieni! Sì, non hai sentito nulla a riguardo, come no? A chi menti? Stai in guardia. Non trovo che sì, è malvagio, sì. Anche quella che si sente di più. Effettivamente grido troppo. Ok, let's see. Prenderò un burro e formaggio e doppia pancetta deluxe con molta salsa matta. Ma che sta ordinando? Minchia, le casserole di 8 fagioli con... Basta! La banana! C'è di nuovo... Insalata piccola a parte del piacere, senza pure. Come in pausa! E il cuoco? Che è successo al cuoco? San Pablo? Mohammed? Mi state sbagliando, sono sempre stato solo io qui a lavorare in cucina, nessun altro. Ecco perché sono così stanca, sicuro. Ah no, felice che mio nonno Stinky sia tornato. È felice.
Mi è appena esplosa la finestra. No, Neo. Oh, mi dispiace, non volevo farti esplodere la finestra. Sta distruggendo tutta l'atmosfera. Ancora grazie, Neo, grazie, Walco, per riuscire, davvero gentilissimo. Sei sensi, hai sempre avuto l'inquietante premonizione di forti dolori di stomaco nel tuo futuro. E non dico, dovreste fare la pace. Esatto, devono fare la pace. Odio quando litigano. Ok, non è esatto, un problema ancora per un momento. Ma che lo vuole uccidere? Dadi! Dadi! Grazie per lo sub, grazie. Ma veramente siete proprio matti e gentilissimi. Ho voglia di abbracciarvi tutti. Davvero, mannaggia. Take your time. Take your time. Oh, grazie, Dadi. Mamma mia. Se vi siete ammattiti. Ecco perché sto September fa ammattire tutti. Però apprezzo tantissimo, davvero, Dadi. Vai se vado in cucina. C'è quel bottone per... Vergogna, Max. Sai che Stinky ci ha detto di non andare mai in cucina. Ho fatto quella faccia. No, fantastico. Allora, io qua posso utilizzare Max di nuovo. Ma dopo mi sta guardando. Ma perché c'è questa... Ah, ma questi sono i pensieri suoi. Vorrebbe staccare lui la lampada. Oppure vediamo se c'è qualcos'altro in giro. Che sono ste cose per terra? Guarda, vuole smontare tutto lui. Ma questa è una palla che rimbalza. Qui vuole spaccare l'acquario. Vabbè, proviamo a utilizzare la preveggenza. La preveggenza su di lei. Sulla radio. Interrompiamo questo programma per un ultimo ore. Sono sapete che l'attività 700 milioni di dollari? Un disoccupato a quanto patetico abitante di tal popoli. Veramente? Spero che sti chiamato, no? Non parlare con gli investigatori. Si sono veramente andati, ma qualcuno potrebbe stare sulla... Perfect. I'll leave right away. What? Of course not. And Sam and Max don't suspect a thing. È in combutta con lo scimmione, sicuro. Addio sfigati. What about your super secret demon broth? Prendetelo, oggi non dovrò mai più preoccuparmi dei soldi. Quindi devo fregare il biglietto della lotteria all'uomo talpa e darlo a lui. Devo fare così. Quindi andiamo fuori. Andiamo a riparlare con l'uomo talpa. Ma se usa il telefono a pagamento? Fiorini tedeschi! Ma solo qualche yuan? Un po' di euro? Le lire pure! Sei nudo, dove tieni i calzini? Ok. Andiamo a riprendere la macchina, quindi. Ma il tunnel questo si può... Si può entrare nella metro? Vediamo. Entra in metro. Cioè, guarda chi c'è lì! Lui lo conosco, lo scarafaggio lì. Non mi ci fa parlare? Ma no, ce ne sono tanti! Gesù, gli uomini di Talpa se la prendono comoda per rimettere in forma la nostra metropolitana. Per essere giusti, hanno subappaltato l'unione degli alligatori mutanti. Questi scarafaggi, no, non ci posso parlare, peccato. In che afterlife.
un intrigante mucchio di spazzatura. È troppo lontano per vedere qualcosa di interessante. Vabbè, andiamo di qua allora. Qui c'è ispezione del passeggino. Vediamo. Rosemary keeps wandering off and leaving this thing behind. Nulla. Ricompensa delle gomme. Distrutto. Nostalgia dei tempi passati. Come quella volta che l'abbiamo fracassata. Ah, qua ci sono le cartucce del videogioco che non vuole nessuno. Gli uomini di tappa non si sono ancora sbattuti di tutte quelle vecchie cartucce del campo minato. Sono oggetti vintage da collezione, ricorda le mie parole. Quei giochi varranno centesimi. Varranno molti centesimi. No. No. Ma la scultura non è Lincoln. È una scultura della testa di Lincoln. Cosa bisogna fare per liberarsi di questo tizio? Sembra fatto di budino. Ciao Rio. Siamo tutti ritornati qui, vedo. Eh sì. Come stai, Rio? Ti cercavo prima un certo Cartagenic. Credo che sia andato via adesso, Carta. Ti voleva dire qualcosa tipo culo, credo. Testa di budino. Un bicchiere di soda, prendilo, dai. L'unica bevanda di influenza della versione della luna. Non lo prende. Even though we can't think, has no arms and has made a pudding, there's something about putting Ed Lincoln that'd get my vote. Non buttare per testa di budino è morbido col crimine, la comida morbido. Che scemo. Di qua mi sa che non c'è niente, ma da questa parte? Forse devo fare qualcosa poi con la testa di budino, probabilmente. Ha visto Charlie, sarebbe dovuto tornare ormai. È morto, mi dispiace. Forse... Se prima lei gli va nell'inventario, sì. Tieni. Niente da fare. Niente da fare, noi l'abbiamo visto morire, l'uomo talpa che cercava lui. Quindi torniamo su e andiamo a parlare con l'uomo talpa. Credo di aver capito che bisogna andare dall'uomo talpa e fare scambio del biglietto. Diciamo che in questo periodo sono un po' di tutte le medicine che sto prendendo, dai, però la mia salute. Sì, se stai prendendo le medicine per la tua salute. A me ho vabbè, ti dico che speravo che ci fosse più freschetto oggi. E invece fa caldo e quindi ho dovuto attaccare l'aria confezionata. Poi per il resto, vabbè, più o meno tutto uguale anche per me. Niente di... Per ora niente di nuovo. Qua, ai laboratori. Devo andare a parlare con la tappa che sta al laboratorio. Però mi dispiace che stai male, devi prendere medicina davvero. Non è una cosa bella. Dai, devo parlare con l'uomo tappa, vai giù, vai giù. Cioè, più che parlare gli devo dare il biglietto e lui me ne deve dare quell'altro in cambio. Spero che me lo dia. Spero che me lo dia. Cioè, adesso ho l'informazione giusta, me dovrebbe dare. Me lo dovrebbe dare. Una vacanza tutta pagata. You actually have one of Skunkopi's golden tickets? Sì. No, it's a nice gesture, but I don't take charity. Dovrei darvi qualcosa in cambio. Forse ci devo parlare. Non è per caso un biglietto della lotteria? Sì, eccolo. Ciao, Wraith. Una sezione di che anno sono? Fino ad ora non ho mai visto uno, davvero. Non è tanto vecchio questo qui, eh? Non se ne può separare? Datemi quel biglietto per la vacanza. Oddio. Così abbiamo vinto un sacco di soldi. Un escavatore d'amore sta arrivando.
Sì, non vedo l'ora che torna il freddo, almeno ci si copre. Col caldo l'unica cosa che puoi fare è morire dal caldo. Mica puoi rimanere con lo scheletro. Siano benedetti i condizionatori. Sì, ma sono stato costretto. Va bene che messo qui alla scrivania c'è il PC pure che mi spara un po' di calore, quindi... Ciao ragazzi, bentornati. Mamone! C'ho il mamone, biglietto mamone, della lotteria che devo... Ciao Alice! Aiuto, ragazzi. Buonasera. Aiuto. Come buonasera. Si fa? Ciao. Comunque questo gioco, te lo dico, cerco di dirtelo subito di che anno è. Cerco di dirtelo subito di che anno è. Dammi solo un attimo. Papone! Ah, sì, sono dei bei patatoni. Sono. Vediamo se me lo dice Steam di che anno è questo gioco. Vai alla pagina del negozio. Me lo dovrebbe dire, no? Quando è stato pubblicato. Perché comunque è della Telltales. Oh, non me lo dice. Papà, sei troppo fermo, però. Come troppo fermo? Sì, si sta... 3 aprile... È fermo il cane, si sta facendo male. Sì, lo so, l'ho fermato io il cane. Ah, ok, quindi 2010. Ciao Ceru, buonasera. No, non scendere di nuovo sotto, ho sbagliato. Mannaggia, è sceso. Del 2010, lo sai che ero convinto che era più nuovo? Ciao. Mm. Ero convinto che fosse tipo il 2014. Mi sono dimenticata di dirvi come state. Stanno bene. No, me lo devono dire loro. Patatona. E invece quasi più di 10 anni fa. Ma però, cioè, devo dire che questo è fatto veramente bene. Cioè, in confronto alle prime due stagioni. Mamma mia, quanto è figo. Ciao, e mi saluti. Alice, dove sei? Dove è andata Alice? Alla lavarsi le mani. Giovanni, leggi tu allora. Saluta a Poppy. Intanto ciao, dove devo andare. Dove va? Ah, ciao Samu. Ma dove siete stati, ragazzi? Raccontatemi dove siete stati. Allora, volevamo andare ai gonfiabili, ma c'era una festa e non potevamo entrare. No, che fregatura. E poi siamo stati andati allo stadio. Allo stadio. Sono qua. Oddio. Allora, se io prendo sto biglietto della lotteria e glielo do a lui semplicemente così, siamo sentiti ad averti rubato il biglietto 30 anni fa, forse questo riparerà il torto. Qualcuno mi ha risposto. Non sapete che nessuno vince mai queste. Aspetta, aspetta. Mi ci siamo, ci siamo, ci siamo. Non si occupa di gonfiabili, è vero. Chi è che mi aveva risposto? No, ti ha detto. Ci stavo detto che il biglietto vincente è stato consegnato al proprietario di un locale dove la carta non si... Che è successo? Me l'avevo detto che avrei vinto, sì. Abbiamo sentito dire davvero troppo ultimamente. Papà, ma che è successo che ho urlato così? Che è successo? Niente, niente, tutto a posto. Oh! Grande! Perché belli e brutti? Grandissimo! Papà, ma perché siamo belli e brutti? Ha detto ciao a tutti, belli e brutti. Wow, un canone! Sì, ha vinto! Hai visto? 700 milioni in... non so che cosa. Alti e bassi. Sì. Sì, si dice così. Buongiorno a tutti, belli e brutti. Alti e bassi, belli e brutti. Facciamo un giro. Ok. Ma adesso se parlo con lei... Il nonno se n'è andato. Ah, gli dice solo che dovrebbe fare ancora pace. Che bei moni ha vinto, eh. Stinky is going to be a problem for much longer. L'abbiamo fatta andare via.
C'è scritto la consulenza relazionale al seminario di gestione degli affari. Oh. Ciao a tutti e basta, se no mettiamo le minoranze. Ma tu sei bello, sei shit. Ai. Ok, allora. Fatemi vedere. Ho chiuso l'applicazione dell'Xbox. Ho visto che c'è la rete che ogni tanto, ma comunque è colpa dei server. Allora, se riparlo con lui, no? Mi devo mangiare gli spaghetti? Faccio tutta la sera, non ho mangiato niente di quel capo di maiale. Tornate quando ho finito di mangiare. Devo far sparire questi spaghetti. Ma io ho guardato gli spaghetti. Devo fare qualcosa. Con Max, vediamo con Max. Attiviamo la preveggenza. Con lui c'ha qualcosa? Sì. Dito a Doris che mi dispiace che non sia stato più prudente. No! Che cosa c'è in testa? Now we'll never be able to find Mama Bosco's power core. Wow, that looked painful. Oh! Oddio, so che devo fare. So che cosa devo fare. Buonasera, Snake. In realtà li sta guardando gli spaghetti, non li mangia. Però adesso ho capito che cosa devo fare. Vedo che riceverà un colpo in testa molto brutto. Gli diamo il caschetto. We'd feel better if you wore this hard. Ci sentiremo meglio se indossassi questo. Ah, you're right. Avete ragione, ho pensato che avevo messo per tutto questo tempo. Datemelo. Pensa che brutta botta che gli arriva in testa. E mo? Cosa? Noccioline? Stai cercando di uccidermi? Che cosa è successo? Stava per morire di due cose diverse. Nucleo di potenza. Oddio, ciao Eno, non te l'ho visto. Cavolo, ma che diavolo hai visto, Eno? Sappiamo che il brutto dove si trova, no? Sì. Grosso caso. Ah, sei appena arrivato, ok. Che questa storia risale a molto. Cosa sappiamo veramente su questa bambola di Stinky? La storia non di Stinky ha creato usando una specie di incantesimo demoniaco. E lei gestisce il ristorante da allora. Giusto, è vero. Idiot. Sì, stavo proprio sulle scatole. In Francia, una pessima mia. Farò la mia grande apparizione questo pomeriggio. Dici non credono perché? Non sono umano, ma il diavolo le conseguenze. Dobbiamo iniziare la fase 2 dell'operazione. I will call your private number with the details. Love, Hess. An inhuman monster in bed with Stinky. Che mente qualcosa di grosso questo pomeriggio. Vabbè, lo sappiamo chi è. È l'alieno. Sì, potrebbe essere. Sto pensando a Sam. A me, Sam. Ricarica il save. Questa volta lo prendo in testa precisa. May have something to do with that missing power core. Ciao Nebbia. Ciao Nebbia. Ciao. Giusto per sicurezza il tuo numero privato è ancora. Quindi possiamo chiamarlo noi. Oggi si festeggia. Oddio, che hai combinato Nebbia? Perché vuoi festeggiare? Compleanni o altro? Sì, no, la cosa è avvelenato. Non la fai che non ci vedo, oggi non ho mangiato. No, Rio, devi mangiare, Rio. Sì. Cosa ne sai? Dello scimmione. I'm too busy with my other case, so I said nothing doing.
You wouldn't know anything about these toys, would you? Wow, Nebbia. Occhiali nuovi. Titolo di guardia giurata. E domani è il non anniversario. Grande Nebbia. I miei occhi vi sembrano gonfi. No, 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 tranquillo. Ah, l'allergologa. Ma non hai manco toccato gli spaghetti. Ma poi sono spariti gli spaghetti. Sono spariti. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo chiamare il numero di telefono dello scimmione. Ma sta radio non la posso spegnere. Aspetta, no, il telefono questo non lo posso usare, devo andare in macchina. Spaghetti magici sono completamente spariti così. Puff. Frase, si mangiava a morire, vorrei ben vedere. E meno male che sono accorto. Allora, non vado giù. Andiamo in macchina. Perché adesso mi manca. Aspetta, io c'ho nell'inventario il brodo primordiale, il brodo demoniaco. Sì, mi manca. No, che pausa, esci dall'inventario. Ai. Ma sti qua tutti vestiti bene, ma senza scarpe. Hai visto? sono animali. No, 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 non devo aprire la mappa. Devo usare il telefono. Io voglio chiamare. Ma Stinky? Il cellulare di Stinky, sì. Devo chiamare lei. Ma io penso. Sì, sì, giusto, giusto, è lei che devo chiamare. Così lei esce. Incontriamo. Controllate il bambino. Te lo devo ridare. Vediamo, incontriamoci. I vostri panini al mais sono davvero fatti al 100% di pura bistecca. E se me... Ci sentiamo. Ever since the dairy queen shut down, Stinky's corn dogs have been my oddio. Quindi lei esce e noi entriamo in cucina. Vediamo che se lo possiamo fare. Ciao Nick. Andiamo. Rientriamo alla tavola calda, presto. Corri. Dei panini al mais fatto con la bistecca, sì, è proprio strano questa tavola calda. Come stai, Nick? Quindi non do. Ho visto che c'è qui un amicuzzo mio qui. Ah, no, sei andato. Quindi possiamo passare. Cos'è sto pulsante segreto? Mi è fog. Oh! Stupefacente! Passaggio segreto. Quindi ci andiamo? Qui. Entra nel passaggio segreto. È un ascensore. È sabato, niente lavoro, quindi direi benissimo. E poi ho chiuso adesso Hollow Knight, l'hai finito? Siamo scesi dall'altra parte. Ma no, vediamo qui che c'è. Andiamo a chiedere apparecchiature audio, video, low tech, schermata, però. Ma... Ah, ok, ne manca poco, va bene. Anch'io dovrei giocare Hollow Knight. L'avevo detto, vedo se... Carol? Guarda che c'è il nucleo di potenza! Prendilo! Oddio, bellissimo! Sono di quelli che devi cercare tutto, quindi devi farlo al 100%. Beh, ci sta, eh? Anche a me piacerebbe farlo, ma non riesco. Non riesco più che altro per una questione di tempo.
posso uscire, quindi? Quella giacca ha una capienza infinita. Sì. Allora, adesso abbiamo gli ingredienti per resuscitare il cervello. Quel mio è rimasto nella storia di terror. Sì, guardalo di nuovo, dai. Vai. È bellissimo. Ciao, pupetta. Salve. Buonasera. Anzi, controlliamo la giacca a proposito. Questo è uno scanner. Allora, abbiamo questo e questo. Proviamo ad andare dal cervello adesso. Ma mi era cambiata la prospettiva per un attimo della... dell'ingresso della nave spaziale. Queste porte si aprono sempre in modo diverso. Fammi controllare qui. Sarà vuoto? Nothing. Ok, vuoto. Quindi il cervello alieno lo possiamo risvegliare se utilizziamo. Credo, eh. Prendilo. Il brodo. Vediamo se lo fa. Peccato che non abbia un naso perché ha un odore delizioso. No, veramente, pupetta, ma che ti è successo? Sia il PC che la mano, che hai fatto? Oh merda. Guardalo che sta sotto il brodo. Aspetta che devo prendere il nucleo di potenza. Vediamo che fa. Lo devo collegare coi cavetti. Lo devo collegare coi cavetti. Papà? Che c'è? Sì, 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 amore, non ti preoccupare. No, grandioso. Oh, così! Eccolo! Ce l'avete fatta, sì! Dal sonno delle 100 morti. Se vi è un brodo demoniaco di Stink e un nucleo di potenza futuristico. Non dimenticare i morsetti, Sam! Ascoltate attentamente, non fidatevi del generale. Lo so, io non mi sono fidato. Sta succedendo qualcosa? Giocattoli! No, ho trovato il giocattolo! Non ce la faccio, sono... Oddio! Cosa? Oddio! Dimmi, amico cervello, dov'è il giocattolo? No, trova il giocattolo lui! Aspetta, adesso ti leggo, pupetta, arrivo. Non posso rintracciarli. Maledizione. Sì, via libera. Che è successo? Non ho mai sentito nulla di simile. I giocattoli di questo pianeta devono avere un potere straordinario. Where is Skunk Ape's collection of magic toys? He keeps them on display as a show of power. I'm regaining control over the ship's functions so I can reveal them to you. Behold! Posso mostrarvi, osservate. That's it? Ah, il telefono! Un giocattolo che vi fa teletrasportare per vaste distanze e non batter d'occhio. In the blink of an eye, using only the power of your mind. That's not cool. Non è abbastanza, minchia, fighissimo. Quindi, aspetta, che hai detto, pupetta? Il PC ti è esploso 5 mesi fa? Quando apro i moni lo ricompro. La mano sinistra si è addormentata e ha perso la sensibilità da un paio di settimane. Cosa? Perché ci deve dare la prossima settimana? Io ci sarei andato subito dal medico. Oh, merda, pupetta. More toys in Max's vision. Altri giocattoli, non li avete ancora trovati? Non essere ancora da qualche parte in questa città. Li dobbiamo trovare. Oh, merda, guarda. Pupetta, mi dispiace. Perché sono una testa di ai, ai, ai. Muoviti, vai! Allora, devo andare da sotto. Però mi ha aperto anche sta porta qui. Ma ci vado dove? No, che cacchio? No!
aperto con la R? No, con la E l'ho aperto. Cosa? If I could have a moment, sirs. Hello, Sam, Mr. President. Se un momento è convocata al rapporto. This may come as a shock, but our intel indicates that General Skunkape is actually quite evil. Malvagio, sì. No, anch'io spero che non sia nulla di grave. Ma può essere la circolazione del sangue. Super Bowl. I'm pretty sure I never heard of a Department of Homeworld Security agent Super Bowl. Fondato nel 1901 dal dottor Roswell, dopo che il presidente viene assassinato da un insettosauro dell'impero di Nebulon. Perché non. Infatti, perché non era mai parlato? Sì, dai. Tranquillo, pupetto. Andrà tutto bene. We're hanging out in our office so much last season? I mean a few months ago? To protect Max? Sure. Wow. Ora mi sento veramente vicino a te, agente Super Bowl. Likewise, sir. A bit too close. Un po' troppo vicino. Okay. E dove sta? Dove sta sto, qual è la vera storia di Sunscape? Storia della guerra criminale intergalattica. Ah, zona che? Penale. Ah, una prigione interdimensionale. I pianeti leader hanno una dimensione fallimento riproducibile e prova di fallimento della gestione dei denoti. Ah, e quindi? Aprire un portale transdimensionale stabile per la zona penale. Bene. Bene. E dov'è questo distintivo? I didn't notice Skunk Ape wearing any kind of badge or homing beacon. That's because he wasn't wearing one, sir. I find it extraordinarily alarming. Ah, se l'è tolto! Forgive me, Mr. President. Ma perché non ne trovate segnale tracciante? E noi lo mettiamo addosso, non siamo in grado di fermarlo, cazzo. E il portale? Instabile. Sto con il al forno con patate buono. Guarda, lui no, perché è molto carino, non me lo mangerei. Dr. Mama Bosco's reckless and blasphemous work tearing down the fabric of reality. Ah, è vero. È vero, cosa? Sì. Il destabilizzatore dimensionale apre il portale. Perfetto, automaticamente e scientificamente. Ok, segnale. Che segnale? Cioè, beh, è triangolare, tipo. Non può essere distrutto, quindi in un modo si è avendo dato a qualcun altro. Ok, mi dice altro di lui? We can't track him without his homing beacon, sir. This will require some traditional detective work. Ottimo. Lo facciamo noi. That's all we know. I'd recommend starting with some of his known contacts. Tieni fame. Non giusto da palestra non si può fare. Vedi conigli al forno dappertutto con le patate. Ok, ma dove andiamo a pigliare sto telefono? È aperto? Sì. Max, this unassuming telephone unlocks the gift of... Il dono del teletrasporto! Guardalo! Using the power of your mind, you can teleport yourself to any phone number you have memorized. Ottimo! Voglio provarlo subito! I don't like the thought of you teleporting off without me, Max. Andiamo anche tu? Max, chiunque lo starà toccando. Piano con le mani. Però prima di teletrasportarci, io voglio andare a vedere un'altra casa. Ah, qui che c'è? Devo andare su di nuovo. Volevo aprire quella porta là sopra. Nessuna tristezza. Mi senti? Sì, il teletrasporto sarebbe molto figo. Quante volte l'ho desiderato. Veramente. Mi fa entrare? Volete entrare nella camera di elaborazione talpe? Ma è un posto orribile! È solo per uomini talpa. Siamo in parte uomini talpa. Non sembrate talposi. Ma perché ci vogliamo entrare? Cosa? Wow!
Prepare yourself for a fabulous off-world vacation courtesy of Genesis and Pape. Oddio, è diventata porta! Why aren't there any doors? Sentirete un leggero formicolio mentre prendete i vostri oggetti personali. Mettele al sicuro. Oh! No! Io voglio continuare a fare questo! Cannot remove inventory. Where do you keep your personal items? It's none of your damn business, computer. Very well. Beginning Mole Man processing. Ma che ci fa? So slippery. For the comfort of guests waiting outside. Come vedi, l'ho sa fuori si prende di essere gridare o piangere. Or crying out. Do you smell something? Oh mio Dio, li cucinano. Why haven't we ever seen any mole people come out of here? Li uccidono. The rest of your experience. And remember that your sacrifice is for the glory of General Skunkovich. Oh mio Dio! Are we going to die, Sam? Depends on whether we can think of a way out of this death trap, little buddy. Oh mio Dio! Ammazza, guarda lo... Guarda che faccia che c'ha! È bellissimo, guarda, scivola! Oh merda, ci dobbiamo teletrasportare, praticamente. Andiamo, teletrasportiamoci. Ma è una cosa fighissima. Una cosa fighissima. Ok, vado a mangiare non dico cosa, che è meglio. Tengo sul cellulare, ok, va bene, Rio, grazie. Da chi andiamo? Sibyl. Io andrei... No, andiamo dagli sbirri. Eccoci qua, siamo dagli sbirri. Buon appetito, Rio, comunque, effettivamente sì. Ah, non abbiamo più nulla, dobbiamo andare a recuperare la nostra roba. Andiamo a recuperare la roba. Adesso mi posso teletrasportare in 5 posti diversi, è interessante. Infatti c'è la mia roba qui. Solo la pistola? Hey, it's all my stuff. Tutta la mia roba! Ottimo, abbiamo recuperato tutto. Ok. Ma questo cos'era? No, aspetta, no, fammelo vedere. It's one of those in quelli obsoleti macchinari di scanner sono grumi tutti in uno. Ma c'è un nome, Carol. Devo andare dagli sbirri. Sì, sono bellissime le espressioni facciali, vero? Ma sto gioco è fatto benissimo. Io l'avevo snobbato tempo fa, ma... Non provate il teletrasporto? Abbiamo già provato! Ci è rimasto male, Cerbel! Non l'ho mai visto. Sono solo un cervello in baratto e non posso usarlo davvero. Sembrava figo. È figo. Ok, lo faremo adesso. Ma sentite il cuccio in sottofondo. Sì, sì, ogni tanto vengono qui e dicono robe. Teletrasportiamoci. Teleportation. Allora, da chi andiamo? Andiamo da Sibyl allora, andiamo a parlare da Sibyl. Ma dove sta Sibyl? Oh merda! Ma che? Quando si viaggia la mente di Max deve avere gli occhi chiusi! Porca vacca! Fa paura! Ah, ma stava qui il telefono di Sibyl! No, io spero di andare a trovare lei! Colpa dei funghetti! Sta qua dentro il suo telefono! Caspiterina! Allora, vediamo il block notice. Allora, che cosa dobbiamo fare?
Hanno risuscitato il cervello a partire del nemico piano. Allora, trovare tutti i balocchi del potere e usarli per conquistare la galassia. Allora, dobbiamo trovare il tracciatore della zona penale. Ok, andiamo da Mamma Bosco. Poteri di Max, no, beh. Mamma Bosco, allora, dove stai? Possiamo andarci da qua. Sì, andiamo. Eccoci qui. Niente visite. Oh merda. Oh cazzo. Hey, you guys can't do that to me. Looks to me like we sembra che l'abbiamo appena fatto. Almeno ridammi indietro la mia spalla. You'll get the rabbit once Jerome's done working him over. No, lo picchia. Oddio. Uvetta, grazie dell'host. Cavolo. E mo? Non ho neanche la macchina. Non me ne posso andare. Parlo con lui. Sono lavoro, non lo stanno picchiando. Hey, Space Gorilla. Stai bloccando la porta. Ti dispiace se passiamo? Minchia, siamo chiusi. Ma io voglio il mio amichetto. Ma posso andarci da lui? Guardalo! Guardalo! Non ci avevo pensato però. Se uso questo. Resto qua, non fa niente. Posso girare la testa, no? No, è una cosa inutile. Possiamo mettere il trasporto. Andiamo? Dove andiamo? Zibil di nuovo. Ciao! Ma... Oddio! È vero! Ho teletrasportato pure lui! No, bellissimo! Ho teletrasportato... Giustamente! Ok... Quindi qua non ci possiamo entrare. Che si fa? Ah, aspetta, ecco. Utilizziamo il potere di... Del futurometro. Si può fare. Qualcuno l'ha fatto... Chi l'ha fatto fuori? Falla ancora. Ma chi? E chi è stato? Qualcuno li picchia. Qualcuno li picchierà. Chi li picchierà? Space Gorilla, you're kind of blocking the door there. Ma danno la colpa a te. We're closed. We're closed. Eh no. I suspect Mama Box non era mai chiuso. The general skunk ape doesn't want us to find. Ragioniamo un attimo. Devo. Stinky, my queen, I cannot wait any longer. I will be making my grand appearance this afternoon. You say they won't trust me because I'm not human, but damn the consequences. We must start phase two of the operation now. Bentornato, Paolo. Mangiato bene? Love, S. P.S. Just to make sure, your private number is still 212-555-8942, isn't it? Ecco che cosa posso fare. Mi posso teletrasportare da lei. Così la cogliamo in fallo, da Stinky. No, veramente. Ma quanta sfiga posso avere? Dove siamo? Ma perché? No, infatti è strano. 18 mesi di contratto. Ma, ah, mangiato panino con Vust, buono. Alimentato sull'asse del recesso anticipato, prendiamo le cellulare raccomandate.
Tu che sei un idiota, che starebbe giocando nel generale? Eh sì. Dove siamo qui? Usa l'idrante, dai, fai pipì. We must have driven around this corner a million times and I never noticed that fire. Don't beat yourself up, Sam. We can knock it over when we come back. Possiamo abbatterlo quando torniamo. Ma da che parte devo andare allora? Qua no? Qui c'è un museo di storia naturale. Di qua neanche, allora devo usare il telefono. Non voglio finire i minuti di Stink. Non lo sai accendere. Stinky's newfangled cellular telephone. Che ultima generazione. Tieni, te lo do. I still need this. Besides, the contract. I minuti non sono trasferibili. Oddio. Sì, a dieta, Snake. Ma sei a dieta, Snake? No, beh, ma un panino quanto è grande? Quanto era grande questo panino, Snake? Sì. Vabbè, andiamo via da qua. Andiamo dagli sbirri e abbiamo... Ah, cazzo, è vero, devo andare dagli sbirri! Perché loro c'hanno il sistema per gli indizi. Non ho parlato all'inizio del gioco. Devo parlare con gli sbirri. No, che fa una telefonata! No, non voglio chiamare nessuno! Benvenuti agli Sbirri versione 2.5. Ciao Sbirri. Con i miei 16 MHz di forza ho sbagliato, devo dargli direttamente il telefono. Gli devo dargli indizi. Va bene, posso saltare i dialoghi. Che ho sbagliato. Che devo prendere il telefono e darlo a loro. Sono perfettamente in grado di telefonare senza quello, grazie. Quindi no. Aspetta, aspetta, ma questo che... Questo qui? State ancora cercando il quarto membro. Ehi, bellezza. Sei caduto dal cielo. Ah, cavolo, Snake, mannaggia. Potrei iniziare a stare pure indizi. Ecco, ci mancava quello. Scannerizza le prove. Ah, vedi? Oh, Mouse, ciao. Seminario sulle messe al lavoro. Quindi, devo utilizzare questo. Sì, lo voglio utilizzare. Ci serve aiuto, sì. Metti qualsiasi due prove. Due. Mi sono fatta male. Che rumore. Ah. Ok. A costo che mi caschi e mantano in testa. Che c'è, amore? Sto giocando! Non mi sono fatta male! Dai, ci do un bacino. No, sì, nell'osso. Stanno parlando troppo! Tagliate corto! Vedi, anche lei si è fatta male la mano. Io questo gli voglio mettere. Sì. Quindi no. Cioè, gli devo mettere due oggetti. Vabbè, comunque. Questo devo esaminarlo. Ma non me lo fa usare.
This thing is too complicated. You'd have to be some kind of computer to figure it out. Porca vacca. E da questo poi io l'ho dato il bacino. Sì, ci deve andare subito. If Stinky went somewhere to meet Skunky, she's probably got the number of a place on speed dial. Perché devo mettere per forza due oggetti? Item not recognized. La pistola. No. Però il cellulare va bene. If Stinky went somewhere to meet Skunky, she's probably got the number of the place on speed dial. Devo mettergli un'altra cosa, ma cosa? Devo girare un altro po'. Non ci sei voluto andare fino a mo. Speravi che ti passasse da sola. Mi serve qualche altra cosa. Devo utilizzare il teletrasporto. Qui c'è ancora la scimmia? Sì. Schiacciala con la macchina. No, niente da fa. There must be something pretty important in Mama Bosco's lab if Skunk Ape left his goons to guard the place. Vediamo dove ci possiamo teletrasportare. Un po' ci ho sperato, ma niente. Eh sì, immaginavo. Immaginavo. È uno quello che spera sempre, quindi. Da lei no. Da lui. Andiamo dal nonno, vediamo dov'è. Ma mi porta la tavola calda. E infatti. Ma vediamo se qui c'è qualche altro indizio da vedere. C'è il nonno. Guarda che c'è il nonno qua. Che c'è il nonno qua? Una cosa nuova, esatto, quello mi serve. Niente rimane sul balcone. Ma quello è il segnale tracciante. Non è una spilla, è un distintivo. Così che la federazione che mi è arrivato secondo in comando. Che donazione. Così state cominciando a pentirvi di avermi dato quel biglietto. No, 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 me ne sono pentito. Non lo fregate. Dobbiamo essere molto più furbi. Cosa farai con tutti quei soldi? Come li ho già dati? Oh no, tutto bene, Rio. Deve cacciare i soldi. Gliel'ha dati al generale. Ha dato tutti i soldi, erano 700 milioni. Ciao, spaccacessi. Che nabba sta pupetta. Ma è scemo. Centinaia di milioni di dollari e un gorilla alieno. It sounded like I didn't get anything. Ma in porca. I got this badge and command of an entire alien fleet. That is pretty cool, Sam. Well, yeah, especially if you threw in the badge. Sì, ma il distintivo serve a noi, però. Come ciao, bellissimo. Noi amiamo. We've had a sudden we think Skunk Ape is awesome. Where do we sign up to join the Skunk Ape Army? Ci dobbiamo unire all'esercito? Nell'esercito? Fatemi ridere. We're really good at not making people laugh. Why can't we be in the Skunk Ape Army? Cosa sto sentendo in privato? Now that's just not nice. As for Harvey here, he'll be a fine soldier. Devi essere alto almeno così. Per invadere questo pianeta. You made him angry.
Guarda come sei incazzato, guarda. Però a me serve quel segnale tracciato. Ma fallo, continua. Calmati, Max. That badge looks dangerous, Grandpa Stinky. Faresti meglio a darlo a noi. Sì, li ha dati tutti allo scimmio alieno. Per questo distintivo, poi. È matto. Spesso lo so che se mi molesta. Ma no, è una brava persona, spaccacessi. Wow. E Brooklyn, naturalmente. Mi serve. Prestacelo. È un idiota, sì. Non è vero. Sì. È ovvio. Mi ha detto di stargli lontano. Ora gli dico che noi lo diamo. Faccia di cacca, non lo dico. Lo stiamo mettendo sotto arresto. Prima o poi. Traditori! Fallo venire qua. Non sa dov'è. E non devo avvicinarmi a lui. Vai tranquillo, noi continuiamo ad odiarlo in generale. And he hung you out to dry to avoid. Voglio vedere che combina. You gentle, free loving hippie peacenik types just. E si vive di prospettiva. Real leader who's no afraid to use his weapons. Che le armi, non ti conosce per niente, vero? No. E noi continuiamo a odiarlo. This is your last warning, Grandpa Stinky. Stiamo per farla a pezzi l'intero esercito di Shanksky. Don't forget who you're talking to, traitors. As long as I wear this badge, Geffe del generale. My loyalty is with the general. Non mi ha portato da nessuna parte. No, aspetta, ancora. Ancora è bianco. This is your last warning. For real, we're taking down the whole skunk ape army. Don't forget who you're talking to, traitors. As long as I wear. Sono fedele al generale. My loyalty is with the general. Allora. Fochino, quello dico, quello nego, ma con questi outfit. Madonna. Vero, carino. Aspetta. Aspetta. Questo con lo spanicato, dici? Si vede bene il tatuaggio nuovo, vedi? Vabbè. Allora, io volevo utilizzare questo, perché voglio capire se c'è qualche novità. Girati. Non so quanto è lento a girarsi. Con il nonno. Cosa? Addirittura spaccacessi, esagerato. allora, oddio, questo è episodio no, perché è l'episodio 1, ma credo che sia, aspetta, sì, forse sì, episodio, sì. 1 è oddio, la parte, cioè, che cazzo chiamano tutto episodio 1. Comunque la terza serie è l'episodio 1. Ma credo che sia l'ultimo, sì. Mi sono incartato, scusami, Snake. Ma io penso che sia l'ultima che hanno fatto, sì. Mettiamo lui. Jeez, Grandpa Stinky. We just thought you could stand to get out of the diner once in a while. You're welcome. Strano sta cosa. Sì, l'avevo visto del mese gratis. Però non c'ho avuto tempo di dargli un'occhiata. No, non voglio usare il teletrasporto. Vediamo se mi fa passare dall'altra parte. Beh, ma non ho neanche tanto bisogno, credo. Che posso utilizzare il passaggio segreto? Però sai che forse Odyssey io ce l'ho.
me l'hanno regalato su, sempre su Uplay, ce l'ho già come mio. Effettivamente. No, qui non c'è nulla da fare, è bloccato. Solo sta zona. Niente. Torniamo su. No! Sì, Max. Fatti sentire. Torna su. Sì, si devo vedere spaccacessi, perché dovrei attivarlo. Ma c'ho già anche il game pass, quello è un casino di gioia, porca vacca. Troppa roba. C'ho veramente tanta roba. Ah, io voglio riscendere nella metro. Però poi magari l'attivo, è fino a fine mese. Sembrava ci sia. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo qua. Che la tappa è sparita. Una testa a budino, non ci faccio un cavolo. Even though we can't think, has no arms and is made of pudding, there's something about Puddinhead Lincoln that'd get my vote. Don't vote for Puddinhead. He's soft on crime. È morbido col credere. È vero, Rio, c'abbiamo sto problema adesso. Perché poi c'è la Epic che regala giochi ogni settimana. E io l'ho riscattato di tutti. È ritornato l'uomo d'alpa. I'm not supposed to bother the construction workers when they're on break. Cioè sempre. E si usa la pistola? I don't need to shoot anybody. It's enough that they're not here. Nei giochi precedenti sparava comunque. Ah, sospetti. Veramente, veramente orribilmente vecchio. Queste sono tutte le persone che ho incontrato. E lei dov'è? Dove è andata a finire? Ma veramente mi fa vedere questi? Dai, esci. Faccio strage per mi mettere il PC al posto della mano. So che... Mi sto diventando come Conde, ho 4 sub regalate. Alla fine uno gioca determinati i giochi per il dovere morale di farlo. Io chiamo Assassin's Creed, non potevo non giocare a Origin. Hai fatto benissimo, Spaccacess. Fatto molto bene. Sì, cioè, me lo sono dovuto togliere. Perché non me lo fanno fare qui? Vedi, devo andare da Mamma Bosco. No, aspetta, che dice qua? Hanno segnato il cervello del vertigine, il malefico piano del generale, trovare tutti i blocchi al potere, bla bla bla. Devo trovare il tracciatore l'ho trovato, me lo devo far dare dal nonno, quindi devo convincerlo in qualche modo. E le prove? Il cellulare, solo quello. Mi serve un'altra prova. Utilizziamo il teletrasporto, vediamo dove ci può portare. Stinky siamo noi, questa è la macchina. Posso riprovare la Bosco Tech, ma non mi ci fa entrare. Mamma Bosco, sì, perché ora mi sbattono fuori praticamente. Ciao Warstig. Warstingo, ciao. Aspetta, forse c'ho una mezza idea. Forse c'ho una mezza idea di quello che... Devo fare così. Devo teletrasportare... È bellissima sta scena. Devo teletrasportare lui... dal nonno. Vediamo che succede. Niente. Fortunatamente le tronche non c'è la banana, la dispiace. Quindi devo fare odiare al nonno loro. In modo tale che li picchi. Oppure... Aspetta che c'è una... Mi è venuto un flash su come potrei fare sta cosa.
Vediamo se funziona. Ti piglia il pugno, però poi minaccia il live lo segna. Come litigate bene, mi fate ridere. Allora, che... Max deve pagarsi il college. E lui dice che non può. Quindi fa... si picchiano adesso. No, io voglio bene agli animali. Questo è troppo! Ah, quindi litigano. Se io esco... Ok, perfetto. Lo sta toccando. Lui lo posso teletrasportare qua da Bosco Tech. Vediamo che succede. Così si è teletrasportato. Guarda che figata. Secondo me sta qui. Idioti. No, no. Oh cazzo, di nuovo. Niente, non ha funzionato bene sta cosa. Ma quanto cattivo sto vecchietto. Madonna. Ma se me ne vado senza... Ecco, esatto, non me ne posso andare. Me l'hanno ridato. Ok. Tavola calda. Pupetta di lui. devo fare in modo che lui odi. Lui odi le guardie, almeno credo. Se gli do questo... No, non lo leggere! Prendilo. Se glielo dà... Better keep this note. There could be valuable information on it. No. Sta torta? Mica l'ho esaminata la torta. Ever since Girl Stinky took over the kitchen, Stinky's signature pies have gotten marginally more. Non sono diventate leggermente più commestibili. Che pezzi di insetto danno quel non so che. Ma posso andare in cucina? No, ah no, è chiusa, cazzo. Non volevo andare lì dentro. Mi sta venendo in mente un... Che c'ho il telefono? No. Ma siamo su jukebox? Buoni gli insetti. Anything by Max's favorite Chilean new metal bands. It's almost like those 42,000 comments and suggestions cards I filled out were a waste of time. Wow. No, ho messo la musica. Oh, spacca Cessi, grazie della sub. Burp. Oh, gentilissimo, davvero, grazie. Guarda che sei bello, spacca Cessi. No, non voglio entrare nel passaggio segreto, devo indagare meglio sta situazione. Adesso vado a parlare di nuovo col cervello, quasi quasi. Ok, lui qua è sparito, no? Sì. Andiamo dentro. Grazie, grazie ancora, spacca Cessi, grazie. Se parlo con Super Bowl. Allora. No. Già detto tutto. No. Niente da fare.
Stay vigilant, Superball. Roger that. Andiamo a parlare col cervello. È vero, spacca sensi. Grazie ancora. Riempi di sberle, Max, ti prego. Ciao, Fantalol. Aspetta, lo facciamo quasi subito. Vediamo. Vai. Ancora. Vai, vieni qua, sto scappando. È bellissimo. Dove sei andato? Aspetta, arrivo, arrivo. L'ultima. Minchia, è scappato. È una cosa bellissima. Ma aspetta. Ah, questo non posso più riprenderlo. Se ci parlo col cervello che mi dice. Lo so. Anche a me mi fa morire tantissimo. Ma da... No, sei morto, spaccacessi. Smettila di fumare. Ma grazie. Questo qui? Se un alieno ti invita, se lo sono vicino, stasera, non dai per scontato che ti strapperà il cervello e lo terrà in un barattolo. Brandisci gli occhi di Yog-Sogoth. Sì. Anche tu hai il dono. Ah, posso parlare con lui? Effettivamente sì. Mi dice un po' di robe, ma grazie, spaccacessi. Sei matto. Benvenuta, pupetta, puoi usare la foghina. Smettila di dire che mi ami. Sti capezzoni barattoli. È il corpo? Dov'è il tuo corpo? Sì. Niente eccezionale, circa 1,90€, capelli corvini, quello che avete chiamato fisico da corridore. Credo che sia più simile che vedo questo video, si chiama Ornitoringo. Ah, quindi era finto quello che stavo dicendo. Gli uomini talpa, perché cos'è sta fatto che li uccidono? Già, sta raccogliendo letteralmente succo di talpa. Il sudore degli uomini di talpa è la sostanza più preziosa della galassia. No, non lo sapevo. Hai capito perché? È vero, Fantalol. Tantissime le devo dare. Adesso le confonde così, oddio. A volte elimina metà della popolazione di uomini di talpa di un pianeta solo per ottenere abbastanza carburante. Questo è troppo, distruggere il mondo con questa gara. Chi se ne frega? Ma guidare un sacco di benzina è oltre. Oddio. Me ne deve 21, deve aprire una fabbrica, sì sì. Porca vacca. Cervello alieno. Possiamo portarti qualcosa? Una spina dorsale! Oh. Come faccio? Dobbiamo agire in fretta prima che. Cosa c'è in questo origano? Concentrati, amico. Mi devo fare dare informazioni. Più informazioni. Sto usando il mio solo potere per stupire e deliziare le signore del mio pianeta. No, villaggio, è stato allora che la nave è atterrata. È entrato il mio potere, mi ha invitato a bordo della sua navicella spaziale. E l'ha fatta a pezzi. Ha detto come le caramelle. No, non ci credo. Donna, fammi un panino. Che a me sono 11 quelle più belle. È vero, è vero. Caspiterina, troppi misti piccanti. E non ne ho in casa e non l'ho comprati. È bruttissima sta cosa.
Quindi lì raccoglie il sudore. Ecco, se l'avevamo capito. E lui dov'è adesso? Ah, non me lo dice dov'è. Che schifo, le cose brutte. Mention anything more specific? He's traveling from planet to planet, searching for all the toys of power. If he ever manages to collect all of them, he'll be completely unstoppable. Vedi, non deve trovare questi oggetti lui. Ok, e Max? In the future, you seem to know all about Max's psychic. Sì. E tutto uno col dono, i balocchi hanno grande potere, ma solo per quelli di noi con un cervello speciale. C'è un cervello speciale? No, non ce le ho, Ryu. No, non sto bene. Lo volevo mangiare oggi. Vero, vero, Ryu. L'odore dei libri di scuola nuovi. Stanno sparendo. Ah no, stanno sparando! Veramente? Alle no. Sono le 9. Oddio, sono le 9. Fatto un po' tardi. È tardino, eh. Mi sa che a breve devo staccare. Solo io mi sniffavo le matite, la grafite. Mio dio. Finisco il discorso con lui. In generale non può usare i balocchi del potere tesoro, perché c'è bisogno del cervello di qualcuno. Quindi non glielo devo fare catturare. Oddio. Non glielo dobbiamo dire che lui c'ha il dono. Why did Skunk Ape come here to our street? Usando le mie strane connessioni psichiche e i balocchi del potere per entrare in giro per la galassia. Qualcosa di molto potente mi ha attirato in questo punto. Erano gli occhi. Eh sì. Che dobbiamo fare per fermarlo? Ognuno ha la sua droga. Or he's powerless against yellow water? Che è l'acqua gialla? Piantala. Of course, the toys of power are useless to him without a gifted brain to control them. A parte quello, dice sempre che ha una debolezza per le patatine e che non riesce a non finire a busta. No, veramente. Usciamo e consegniamo un po' di giustizia interplanetaria, Max. Che altre prove abbiamo? Dio, sono di leccare la fronte. Secondo me da strani effetti, sì. Sei matto. No, che pausa. Ho premuto spazio. Allora, fammi vedere. Scusa, quale dovrebbe essere le altre prove? Che strana sta cosa. Come si fa a rompere una tasca? Sì. Da me fa fresco e il prete è fantastico. Qui fa caldo. Cazzo, da me fa caldo. Ho dovuto accendere l'aria condizionata. Mi si è leccato una rana per trovare fotti fotare. Allora, aspetta, dove volevo andare? Siamo fatti un bel aiuto, ma no, non c'è nulla qua. Aspetta, forse. No, questa è la voragine. In casa non posso entrare. I topini non ci posso parlare. Devo usare Max, cioè dobbiamo teletrasportare la macchina. Da chi andassi che poi ti hanno leccato la fronte? Da cosa? Da... eccoci. Oddio. No, in realtà mi sa che l'avevo leccata io. A Cree. Ero io che l'avevo leccata a Cree. Non lui a me. Nessuno me l'ha leccata la testa. No, no.
È il contrario, appunto, pupetta, sì, è il contrario. Tutte e due. Ma no, non mi pare che no. No, Rio, non mi ricordo male questo. Vabbè, lasciamo stare. Che è meglio. Perché sono venuto qui? Ah sì, per parlare con gli sbirri. Perché devo utilizzare... Devo utilizzare questo. Ma questa non... No, infatti non funziona, ma come devo fare? Solo il telefono. Stinky went somewhere to meet Skunk Ape. She's probably got the number of the place on speed dial. E non funziona. Mr. Pizza, I want an extra large pizza crust with one half peanut butter and half fronte vergine. Non me lo ricordo, sai. Rio, se Rio se lo ricorda, allora è vero. Cheesy dingles. Gouda. No, Brie. Right. An extra fudge sauce. Okay, thanks. How long till it gets here? Devi mettere scelta. Nobody answered. Va bene. No, mi sa che staccherò qui. Io non riesco a capire che devo fare adesso. Che mi manca un indizio. Sto fatto che bisogna usarne due, ma non lo può accendere lui il telefono. Aspetta, se glielo do a... Prendilo. Glielo dai... No, no, no! Dai! Devo prenderlo. E daglielo a... A Max. Lui lo accende? No. Non lo fa. Meglio non ricordare quel nome. No, infatti, lasciamo stare. Se io se ne ricordo è un problema. No, 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 infatti, pupetto. È un grande spaccacessi. Allora, se rianalizzo un attimo gli indizi. No, le prove è solo sto telefono. E mi serve un'altra prova. Aspetta. Ah, il numero del luogo. Posso provare a fare una cosa prima di staccare. Chiamo il cellulare, con calma. Se chiamo il cellulare. Vediamo. Chissà chi è. No, vabbè, no, non fa un culo. Ma quindi è acceso. E devo controllare quel cellulare. Stinky's newfangled cellular telephone. This thing is too complicated. You have to be some kind of computer. Dovresti essere una specie di ma fanculo. Che ci vuole a controllare le chiamate? Lo devo dare a qualcuno. Sto pensando. Perché Two in one blow and without any significant injuries either. Cosa? Perché dobbiamo salire là sopra? Strano. Ah! Veramente? Ragazzi! Veramente? Davvero? Non ci credo!
Non sai quanto vecchio ho perso a causa sua. Mi dispiace. Siamo saliti sopra. Cos'è sto roba? Inutile però. Allora, sai che faccio quasi quasi? Mi sa che sto qui. Ma c'è un anello! No. Allora, è tardi. Salvo. Come funziona sto salvataggio? Spazio libero, ok. Salva sta partita. Ok. Questo spettacolo da perché non perché ci continuerei a giocare, no, cioè sì, devo andare, perché guarda lì qui, ma quello sta cucinando la pizza. Sta cucinando la pizza e quindi è quasi ora di pappa. Sì, sono le 9:15, poi sennò si fa troppo tardi. Non mangiavo più. Allora, noi in teoria... Non so se siamo messi male, no, perché guardo, cercavo di indicarlo qua con la webcam. Mi sono girato, ho fatto così. Ho fatto prima. La meglio. Ah, tutte scuse, sì, c'è ragione. Solo scuse, non volevo. Perdonami. Perdonami, allora, innanzitutto vi ringrazio che siete matti con tutte queste sub e resub, tanto amore. Ciao cucciolini sul divano, salutate! domani, sì, domani. I soldi sono soldi, è vero, spaccacesso. Boscione. Allora, io metto un auto e vado a cercare se c'è un raid da fare, eh? Ci becchiamo domani. Solita ora. Ciao, grazie ancora a tutti. Mi ha rotto la scherma con quel ciao. Ha gridato tutto suo padre. Ciao, raga. Vediamo chi c'è da raidare, eh. Bello, Marco. Vediamo un po'. Ciao a tutti. Diamo un'occhiata. Guarda lo spaccacessi, guarda. Scusa il correttore. Questa è bellissima. No, proprio figa. Sì, poi c'è la sua tastiera, neanche sul cellulare. C'è il correttore, il T9 installato sul PC. Ho utilizzata lì, va in automatico sulla chat. La logica che avanza. Che tecnologia. Quasi nessuno stasera di quelli che conosco.
Va bene, ancora grazie di tutto. Buona serata. Ciao. Ciao, spaccacessero. Se devi staccare, ciao. Ci becchiamo domani per chi c'è. Notte, ciao.